Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui ci teniamo compagnia, chiamiamolo mukbang, ma principalmente cenerò in vostra compagnia. Stasera sono sola e non mi andava particolarmente di cenare da sola, quindi ho pensato di girare un video, quindi spero vi faccia piacere, spero che vi tenga compagnia. Anche a voi, perché comunque quando caricherò il video magari lo carico domani intorno all'ora di pranzo, quindi magari vi può tenere compagnia. Stasera mi sono fatta la pasta panna e cubetti di prosciutto, quindi mi sbrigo perché se viene fredda diventa una schifezza. E mi verso anche già l'acqua, così sono già pronta per dopo. Come state, ragazze? Spero stiate bene. Domani è il 31, quindi domani appunto c'è Capodanno. Cosa farete di bello? Fatemi sapere perché tanto caricherò il video prima della sera, caricherò intorno all'ora di pranzo, quindi avete tempo di farmi sapere? Oh, veramente setissima. Noi inviteremo una coppia di amici, quindi una cosa tranquilla qui a casa, anche perché io ho il pancione. Uscire non mi andava, in più costa tutto un salasso in giro qui a Torino, quindi non ci andava di spendere e io sono più tranquilla a casa perché comunque potrete immaginare, no? Corse al bagno, dolorini a stare seduta dopo un po', quindi al ristorante poi devi rimanere lì un bel po', insomma, ho preferito evitare. In ogni caso inizio a mangiare, quindi buon appetito se mangiate insieme a me. Sono stata brava, molto buona. Io nella panna ci metto sempre la noce moscata che dà un gusto particolare secondo me alla pasta. Alla pasta con la panna. Buona buona. Avevo veramente fame. Ho, diciamo, resistito un po' di più perché volevo fare il video, ma soprattutto tenerci compagnia perché stasera, cioè oggi, ho proprio patito, non so perché, a stare da sola, non so. Solitamente non è un problema. Oggi sì. Mi sono guardata prima un programma su 8, sul canale 8, La notte dei Guinness, dei record, la notte dei record, una cosa del genere con Rico Papi. Che devo ammettere, non mi sta così simpatico, però un programma molto bello. Mi ha tenuto incollata allo schermo e non ho più notato, diciamo, la solitudine, ecco. Ero così, cioè, esterrefatta a guardare certe prove veramente incredibili. Un bel programma, bello bello. E poi su Netflix adesso ci siamo presi di una serie che si chiama You, se non mi sbaglio. Molto carina, cioè, nel senso, un thriller, un drammatico, insomma, pesantino anche, però bello, bello, ci sta piacendo molto. Solo ieri sera ci siamo divorati, penso, 3 o 4 puntate di fila e contate che una puntata dura quasi un'ora, quindi ci è proprio piaciuto. Si vede che oggi ho fatto la doccia. Non si toccano i capelli quando si mangia, lo so. Però sono gonfi, un pochino. Anche se li ho stirati. Ma non ci sono stata tanto dietro, devo dire la verità. Non sono stata tanto. Forse per quello. Però sono contenta di averli già lavati, così per domani sono tranquilla.
Non so se riuscirò a finirla tutta, sono sincera. Perché come vi dico sempre non mangio tanto. Mi riempio subito. Adesso la prima settimana di gennaio devo andare a fare altri esami, però praticamente solo più due esami da fare, poi ho finito, quindi non posso lamentarmi, ma il grosso l'ho fatto. Se state mangiando in mia compagnia, scrivetemi qui sotto cosa state mangiando. Sono curiosa. No. Avevo messo che mi è venuta buona. Mi sta piacendo tanto. Piacerà anche a Ricky. Poi, visto che solitamente la pasta con la panna mi piace un sacco, ma subito dopo mi lascio quella lieve nausetta. Ovviamente ho preso giusto due carciofini e un pezzetto di pane per togliermi il gusto, diciamo, e l'eventuale nausetta. Devo dire che quando aspettavo Federico non avevo tutto questo bruciore di stomaco, che mi viene mangiando davvero qualsiasi cosa, anche se non ho mangiato, cioè proprio anche se mangio le verdure, per dire, a volte mangio insalata di carote grattugiate, mais, qualsiasi cosa, veramente mi prende gli orari più impensabili e è brutto, perché mi sento veramente prendere fuoco in questo punto qua. Non è neanche acidità di stomaco, è proprio un infuoco, un infuocamento, come si può dire, cioè una cosa devastante, che mi devo proprio fermare un momento e concentrarmi. È veramente brutta come cosa. Con Fede ho sofferto tantissimo di nausea, più che in questa gravidanza agli inizi, ma nel terzo trimestre non ho mai avuto tutta questi bruciori, ma veramente che sembra che sto prendendo fuoco, ragazze, nel vero senso della parola, proprio forte. Cioè, so che succede a tantissime in gravidanza, però non avendolo mai avuto ci sono rimasta un attimo. Scusate se sono struccata, ma ragazzi, sono in casa, quindi struccarmi per cenare non mi sembrava il caso, ecco. Pensavo poi di caricarvi dopo questo video, magari nel domani pomeriggio, un piccolo rewind. Ho visto in tante che l'hanno fatto, rewind 2018, molto molto carini, quindi se riesco ve lo faccio anch'io. Finito, non pensavo di farcela, l'ho fatto forse proprio solo per non avanzare, perché sto facendo il video, non lo so, solitamente mangio molto meno, cioè non era un piatto abbondantissimo, però solitamente non riesco più di tanto. Adesso arriva il momento clou, il momento del carciofino, ragazzi.
che ormai sapete. Buono. E sono carciofini alla contadina. Non sono gli stessi che ho preso l'altra volta. Quelli dell'altra volta erano ancora più buoni, però non c'erano più. All'Eurospin mi capita spesso che vado, trovo un prodotto, mi piace, lo prendo, lo provo, mi trovo bene, vado per riprenderlo e non trovo più. Boh, non so se fanno magari una sorta di varietà, quindi alcuni prodotti li hanno sempre, altri li cambiano probabilmente, non lo so. E vabbè. Comunque anche questi sono molto buoni. Forse questi sono la contadina, quelli là erano alla griglia anche forse. Non so. L'ultimo, ragazze, perché altrimenti me li mangio tutti. So già come va a finire. Che poi del pane me ne frega relativamente poco, avendo già mangiato la pasta. Principalmente era per accompagnare il carciofino, ma... che buoni. Chiudiamo che meglio. E niente, ragazze, io sono super sazia, anzi strapiena. Saluto qua, spero che questo piccolo video in cui abbiamo cenato insieme vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia magari mentre eravate anche voi da sole a casa a mangiare e niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo video, e se non ci vediamo più con video di questo tipo, io vi auguro già un buon anno, buon 2019 e niente, alla prossima, ciao!